fece Sandra tanti anni fa e mi fece anche poi una dedica dietro a cui io tengo moltissimo. È una preghiera di Gibran che parla dell'amicizia. A Luca, compagno operatore per un'estate, fratello per sempre. Grazie per tutto quello e poi purtroppo non si legge più. Ecco, però questa frase spesso la vado a rileggere perché appunto mi ricorda la grande amicizia che io avevo con Sandra. Qui abbiamo vissuto del tempo di condivisione e fraternità molto forte. Condivisione con i ragazzi in programma terapeutico e fraternità perché ci siamo proprio sentite sorelle, quindi è stato un momento molto, molto bello. Questa stanza in modo particolare mi è cara per un ricordo che ho prima dell'incidente, che praticamente era il lunedì Pasqua, stavamo guardando il Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli. Lei era seduta proprio accanto a me sul divano e mi diceva: ma Geppi, ci pensi, Gesù è risorto? E io la guardavo con leggerezza, come dire, certo, lo sappiamo che è risorto perché lo fa da 2000 anni. Lei quell'anno aveva proprio provato sensibilmente una resurrezione diversa, come se avesse potuto mettere la punta del naso nell'eternità e aver capito che c'era qualcosa di molto bello, ecco, preparato per tutti. Si alzava molto presto e usciva, andava a pregare in un boschetto più vicino e poi alle 7, quando ci alzavamo noi, lei tornava e cantava già dalla mattina, appunto, perché probabilmente questo tempo passato con Dio gli dava molta serenità, molta gioia. Ha lasciato un grandissimo vuoto. Io ho sempre pensato che Sandra non poteva che non essere con Dio. Questo a me mi dava molta speranza e quindi spesso anch'io così andavo in cappellina, vado tuttora e parlo con lei e magari chiedo: dai, fa qualche miracolino per qualcuno. Sandra ha continuato a sentirla amica anche dopo la morte. Il giorno del matrimonio io non ho fatto il lancio del bouquet come si usa fare così tra le amiche, ma sono venuta a portarlo direttamente a lei, alla sua tomba nel piccolo cimitero di Sant'Andrea in Casale, ecco, quasi così ricordandola nel suo aspetto poi di fidanzata, che sembrava una cosa tanto tanto carina che avrei voluto fare, ecco, come sorella. On the light.